E allora la parola al professor Giacinto Auriti, lo ringraziamo anche della pazienza con la quale finora ha aspettato, viene dall'Università di Teramo, ci parlerà della proprietà della moneta, il suo valore indotto, lacune normative uniformi dei sistemi legislativi e costituzionali. Prego, professor Auriti. Io sono costretto a iniziare questa mia comunicazione con una battuta un po' scandalosa. Cioè io oso affermare che il Trattato di Maastricht si è occupato di tutto tranne della cosa più importante, che è questa: stabilire di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Perché prima di dire chi è il creditore e chi è il debitore, io devo dire chi è il proprietario. E naturalmente a questo punto noi abbiamo fatto nell'Università di Teramo una ricerca che è durata 34 anni. Dopo 34 anni noi abbiamo portato un risultato scientifico che non ha precedenti in nessuna università del mondo. Fino a oggi, quando si è parlato di moneta, se ne è parlato solamente in senso univoco. Noi abbiamo dimostrato che vi sono due qualità di moneta: la moneta proprietà e la moneta debito. Quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario della moneta. Oggi il portatore della moneta nominale si illude di essere il proprietario, perché sostanzialmente è il debitore. Le banche centrali emettono la moneta in un solo modo: prestandola. Quindi tutta la moneta in circolazione è oggetto di debito verso la banca centrale. Questo significa che quando io pago con denaro un debito di denaro, è come se pretendessi di pagare un debito con un altro debito. Non lo posso fare. A lungo andare io sono costretto a pagare con la proprietà del mio capitale e col prodotto del mio lavoro. Il cambiamento fondamentale si è avuto con l'avvento dello Stato costituzionale. Vedete, quando si è sostituita la moneta d'oro alla moneta nominale, non si è avuto solamente un cambiamento della struttura merceologica del simbolo, ma si è avuto un mutamento essenzialmente giuridico, perché il portatore della moneta d'oro era il proprietario. Oggi i popoli sono stati trasformati in debitori del loro denaro. Sicché, quando noi andiamo ad analizzare le vere cause della Rivoluzione francese, noi dobbiamo capire che la vera causa della Rivoluzione francese non è stata la triade della liberté, égalité, fraternité, che sono considerazioni che valgono per gli ingenui. Il vero scopo della Rivoluzione francese fu stabilito nel 1694 dalla Banca d'Inghilterra. Perché quando il Paterson fondò la Banca d'Inghilterra, sostenne che la Banca d'Inghilterra era basata sulla regola che invece di prestare denaro, cioè oro, si dovessero prestare le cambiali della banca, cioè le note of bank o banconote. È cominciata quella trasformazione graduale per cui le banche centrali hanno capito una grande regola del gioco: il valore non è mai una proprietà della materia. Anche l'oro ha valore non perché è oro, ma perché noi ci siamo messi d'accordo che lo abbia. Sicché, spostando la convenzione dall'oro alla carta, si è riusciti a creare con la carta il valore dell'oro. E questo è avvenuto gradualmente. In una prima fase la Banca d'Inghilterra ha emesso le note of bank, la carta moneta. E questa carta moneta era convertibile in oro a richiesta. Si è dimostrato che solamente il 15-20% della carta moneta veniva convertita in oro. E allora che cosa è avvenuto? È avvenuto che le banche centrali hanno tolto completamente la convertibilità in oro, sicché oggi, se noi andiamo a leggere il testo della dichiarazione di una banconota, sta scritto lire 1000 o lire 100.000 pagabili a vista, che sono l'espressione di una falsa cambiale.
A questo punto si imponeva la necessità scientifica di dire il perché nasce il valore monetario. E noi lo abbiamo detto, perché abbiamo detto una cosa ovvia. Le cose più difficili da dimostrare sono le cose ovvie. Oso dire, questa verità è come i baffi, che uno non li vede perché stanno sotto al naso. Perché la moneta ha valore? La moneta ha valore perché, essendo misura del valore, è anche necessariamente valore della misura. Il valore della misura che significa? Vedete, ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. E allora la moneta non è solamente misura del valore, ma anche valore della misura. Il valore della misura è il potere d'acquisto, quello che noi abbiamo definito il valore indotto della moneta. La nostra cattedra si distingue da tutte le altre cattedre delle facoltà di giurisprudenza perché le altre cattedre parlano di fattispecie giuridiche note a tutti. Noi abbiamo scoperto una fattispecie giuridica nuova, l'indotto giuridico. E abbiamo applicato un principio che è stato elaborato in nostra collaborazione con i componenti del Centro di Comparazione e Sintesi dell'Università di Roma, di cui hanno fatto parte i grandi nomi Fermi, Amaldi, Carnelutti, Betti, e questi hanno insegnato che esiste il principio della circolarità delle scienze. Cioè vi sono delle verità che si devono desumere da una scienza diversa da quella in cui il fenomeno si verifica. E abbiamo scoperto l'indotto giuridico. Come nella dinamo si realizza l'indotto fisico, perché nella dinamo si trasforma energia meccanica in energia elettrica, così nella moneta si trasforma il valore di uno strumento giuridico, che è una convenzione, quale quella relativa a qualunque unità di misura, e che è un fumus iuris, in un bene reale oggetto di proprietà, per cui la moneta ha valore per il semplice fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia. Ecco perché oggi noi abbiamo denunciato in questa sede, in questo convegno, la gravissima lacuna del Trattato di Maastricht. Perché Maastricht ci deve dire di chi deve essere dichiarata la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Noi abbiamo fatto un progetto di legge, un disegno di legge che è stato presentato al Senato l'11 gennaio del 95 con il numero 1282 della 12ª legislatura. Questo disegno di legge è composto di 50 parole che io ora vi dico. Per scrivere queste 50 parole, io non mi vergogno di dirlo, abbiamo lavorato nell'università per 34 anni. Articolo primo. All'atto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca Centrale allo Stato. Di tutte queste parole, due sono le parole importanti. La parola nasce perché è il risultato della teoria del valore indotto della moneta. Come l'energia elettrica nasce nella lampadina, così il valore monetario nasce nel pezzo di carta che sta in tasca ogni cittadino. Voglio precisare che per il principio dell'indotto giuridico noi abbiamo dato una nuova definizione della moneta. La moneta è un bene collettivo perché è causato dalla convenzione sociale, ma di proprietà privata individuale, perché è attribuita al portatore del simbolo per l'indotto giuridico. La moneta mia è la mia e ognuno di voi ha la sua moneta. È l'unico caso in cui un bene collettivo non è in comproprietà, ma è in proprietà individuale. Ecco la ragione della seconda norma di questo disegno di legge. Perché questo disegno di legge abbiamo considerato la possibilità di attribuire a ogni cittadino un codice dei redditi sociali mediante il quale gli va accreditata la quota di reddito causata dall'emissione monetaria e da altre fonti di reddito, per esempio le aziende di Stato.
Che significa questo? Vedete, la prima accusa che è stata fatta al nostro progetto è stata l'accusa di utopia. Nel campo scientifico l'utopia non esiste. Se ci avessero detto un secolo fa che si andava sulla Luna, l'avremmo presi per matti. Noi che cosa siamo venuti a proporre in questa sede? Siamo venuti a proporre che Maastricht recepisca il messaggio che ogni cittadino europeo sia dichiarato comproprietario del valore monetario creato dalla Banca Centrale Europea. Noi questo oggi lo possiamo dire, perché per il principio dell'indotto giuridico abbiamo dimostrato che la moneta è un bene reale oggetto di proprietà. E dopo che abbiamo dimostrato questo, abbiamo anche dimostrato la differenza che c'è tra valore indotto e valore creditizio. Il credito si estingue col pagamento. Quando io ho pagato una cambiale, la strappo, non mi serve più. La moneta continua a circolare dopo ogni transazione, perché come ogni unità di misura è un bene ad utilità ripetuta. Oso dire che la nostra scuola di scienza monetaria, che è stata fondata nell'Università di Teramo, la Gabriele D'Annunzio in Abruzzo, è la prima università del mondo in materia monetaria, perché è l'unica che basa sulle nuove teorie scientifiche del valore indotto. Vediamo quali sono le implicazioni pratiche di questa scelta. Ecco. Prima implicazione: noi diamo ad ogni cittadino un reddito di cittadinanza, cioè una quantità di denaro, badate, senza che lavori, cioè nella qualità di proprietario e non di salariato. Noi abbiamo dimostrato che l'uomo, per il solo fatto che vive, crea valore anche se non lavora. E l'abbiamo dimostrato in base a due ordini di principi. Primo principio: non esiste ricchezza in un mondo di morti, è ovvio. Secondo principio: l'uomo, per il solo fatto che accetta la moneta, contribuisce a crearne il valore. Quindi, per il solo fatto che vive, l'uomo crea valore e ha diritto ad avere un reddito di cittadinanza, c'è un diritto della persona umana con contenuto patrimoniale che integri i diritti tradizionali della persona umana.